Uomini e donne, anticipazione, Tina, Gemma e Giorgio si amano ancora. Vinzuiden. Uomini e donne, anticipazioni trono over, Graziella Montanari furiosa sul web. Dopo lo schiaffo dato a Manfredo, la dama ne ha per tutti, Gemma e Giorgio compresi. L'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne è stata senza alcuna ombra di dubbio ricchissima di colpi di scena. Dopo la puntata di ieri e lo schiaffo di Graziella al povero Manfredo, gli estimatori delle dinamiche senior dovranno proprio tenersi pronti ad accogliere nuove mirabolanti avventure di dame e cavalieri alle prese con i loro sviluppi sentimentali. Gemma e Giorgio sono stati i nuovi protagonisti assoluti dell'appuntamento televisivo con Maria De Filippi, ma tra loro è arrivata anche Anna Tedesco, decisa a lasciare la trasmissione non prima di aver chiarito il suo punto di vista. Giorgio e Anna, dopo aver discusso abbondantemente, hanno chiarito di non mai avuto una relazione segreta fuori dalle telecamere del programma. La Tedesco ha precisato anche di non essere innamorata del cavaliere toscano e poi, inevitabile anche lo scontro con Gemma. La dama torinese è uscita anche dallo studio in lacrime e solo il Manetti è riuscito a convincerla a rientrare. Dopo questi nuovi tira e molla, la rivelazione di Tina lascia tutti a bocca aperta, Gemma e Giorgio si amano ancora. Aggiornamento di Valentina Gambino. Gemma, messaggi social per Giorgio. Gemma Galgani sta cercando di riconquistare il suo Giorgio Manetti. Per farlo, sta utilizzando tutte le armi necessarie per rientrare nel suo cuore come un tempo. I due, dopo essere andati a cena insieme, hanno impostato nuovamente il loro rapporto. Mentre la dama ha confessato di essere ancora innamorata di lui, il buon Manetti si è mostrato dubbioso e spaventato, facendo un passo indietro. Poi il gesto social, con la condivisione di uno scatto insieme e la scritta "Ricordi", che la Galgani non ha potuto fare a meno di menzionare durante la passata registrazione. Lei nel frattempo, appare tenera su Facebook e scrive, "Una mia amica ha scritto, non serve a niente una porta chiusa, la tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare". Questo è un modo nemmeno troppo velato di dire a Giorgio di venire da lei? Le porte del suo cuore a quanto pare, sono nuovamente spalancate per lui. Alcune ore più tardi, Gemma recupera nuovamente lo sprint e scrive ancora, quando si conclude una giornata e si è fieri di ciò che si è fatto, imparato, intrapreso e portato a termine. Ogni giorno dovrebbe essere così. Ogni giorno è un dono e noi dovremmo saper come sfruttarlo al meglio. Staremo a vedere cosa accadrà a breve. Aggiornamento di Valentina Gambino. Lo schiaffo a Manfredo. Questo pomeriggio, come ben saprete Uomini e donne non andrà in onda. La trasmissione dedicata ai sentimenti della rete ammiraglia di casa Mediaset, tornerà puntuale da lunedì 11 dicembre, come sempre a partire dalle 14.45. La puntata trasmessa ieri è stata fonte di numerose polemiche, specie per lo schiaffo che Graziella ha riservato a Manfredo. La dama poi, ha deciso di sfogarsi anche su Facebook, con un lungo stato attaccando oltre che il suo ex anche Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il tutto è nato dopo l'arrivo al centro dello studio da parte di Manfredo. Per lui è arrivata Vittoria, una signora di 46 anni che viene da Roma e vuole conoscerlo perché è rimasta affascinata dalla sua calma e dalla pacatezza mostrata in più di una occasione. Che bello, esordisce lui, sono proprio contento. Tu non ti fai influenzare, vero? Vedo già la contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare che vuole intervenire. Chi sono io? Sbraita Graziella per poi alzarsi e schiaffeggiarlo dopo essere stata sollecitata da Tina ad intervenire. Primo piano su Manfredo con il volto arrossato dalla cinquina e Maria De Filippi che lo invita a fare il signore.
come finirà questa storia? Graziella prima o poi se ne farà una ragione? Aggiornamento di Valentina Gambino. Lo sfogo social di Graziella. Grande caos nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda. Graziella Montanari, nota dama del programma, ha dato un sonoro schiaffo a Manfredo, suo ex, in pieno studio. Il cavaliere stava accogliendo una dama arrivata per lui quando, stuzzicata da Tina Cipollari, la dama non ha apprezzato un appellativo sarcastico dettole da Manfredo e qui è scattata la reazione shock. Graziella pare abbia deciso di lasciare il Trono Over e sul web nelle ultime ore ha continuato a sfogarsi, pubblicando lunghi messaggi contro Gemma Galgani e Giorgio Manetti oltre che, ovviamente, a Manfredo. Il primo è proprio contro il cavaliere in questione, che sul web si becca della dama forti critiche. Sto pensando che un, non so come definirlo, di 67 anni con dei figli se voleva fare il maiale lo poteva fare con una giovane come sta facendo non con una madre di famiglia. Io non riesco a perdonarlo proprio x che ha fatto del male sì miei figli uno che ha dei figli anche lui dovrebbe avere un po' di cervello ma come ho già detto uno di 67 anni che si comporta così che cervello può avere scrive su Facebook la Montanari. Le accuse di Graziella a Gemma e Giorgio. Il secondo sfogo della dama è per Gemma e recita, sta cretina sta ancora a insistere di dimenticare il passato ma ci rendiamo conto? Come ci si può fidare di una persona così instabile? Così ricordando le critiche avute da Guido per la Galgani, Graziella continua, ha ragione il dottore a dire che lei vuole usare le persone a suo uso e consumo, ha pienamente ragione Tina come si fa a darle torto? Non manca una frase di Graziella anche per Giorgio Manetti sempre in collegamento al suo rapporto con la Galgani, anche Giorgio è senza dignità gli piacciono le lucine ma cosa ci è uscito a fare dopo tutto quello che gli ha sputato addosso? Sentenzia la dama mentre il pubblico, che duramente l'ha criticata per il gesto violento avuto nei confronti di Manfredo, si chiede se tornerà o meno in studio.